Ieri la stampa di Torino ha scritto: Tommaso Montanari e Anna Falcone si candidano a diventare la faccia fresca e presentabile della sinistra radicale, quella che dalla sconfitta della sinistra arcobaleno del 2008 ha cambiato più volte sigle, ma non percentuali elettorali, sempre ferme al 3%. Ecco, è esattamente il contrario. E non solo perché le nostre facce non contano assolutamente nulla, ma perché questa cosa nasce per ambire a percentuali a due cifre, se no non serve a niente. Serve perché vuole recuperare quel mondo che non vota, quei milioni di voti che sono andati al no dalla sinistra e che non voterebbero se non c'è una cosa come questa. Se dovesse ridursi a una lista arcobaleno con davanti le sagome di cartone della cosiddetta società civile, sarò il primo a dire che questo tentativo è fallito. Riuscirà se ci sarà una travolgente azione popolare, così travolgente da non aver bisogno né di narrazione o di storytelling, né dell'attenzione dei giornali, perché sarà una realtà e così plurale da avere tanti volti da rendere impossibile isolarne alcuni. È per questo che io personalmente, ve lo dico con molta chiarezza, non mi voglio candidare a nulla. Mi auguro che saremo in tanti a impegnarci fino in fondo, ma non candidandoci. Se vogliamo fare una nuova politica, ci vuole un modo nuovo di fare politica. Noi siamo un popolo che non cerca un leader, ma partecipazione e condivisione. In autunno ci sarà una nuova grande assemblea nazionale. In quell'assemblea dovremo definire un nome, un progetto, un simbolo, una struttura organizzativa, un regolamento dei criteri per far emergere le candidature. Io credo che queste non andranno scelte al centro, ma collegio per collegio, circoscrizione per circoscrizione. Non con la truffa delle primarie aperte a chi passa, né con manovre occulte, ma in modo partecipato e veramente democratico. Qua c'è un popolo che la Costituzione vuole attuarla e non rottamarla. Parlateci del futuro, non parliamo del 4 dicembre. Io vorrei sapere se Pisapia pensa che la Costituzione vada cambiata o attuata. Vorrei sapere cosa pensa Pisapia del Jobs Act, della buona scuola, dello sblocca Italia, delle cose. E finora si parla solo di sigle, di formule e di leader. Così non va a votare nessuno. Una prima proposta concreta. Una vera tassazione progressiva, come dice la Costituzione. Chi ha più soldi paga più tasse. Era così quando io ero ragazzo e andavo a scuola. Ora le tasse le pagano i più poveri. E Renzi continua a dire abbassare le tasse. Abbassare le tasse così vuol dire farle pagare ai più poveri e abbassarle ai ricchi. È quello che abbiamo fatto in Italia. Redistribuire la ricchezza. Questo è il primo punto.